Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Oggi sono particolarmente felice di presentarvi un ospite importante. È in collegamento con noi il capogruppo del partito Alternative for Deutschland in Sassonia, Oliver Kirchner. Grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie mille. Come sapete, cari amici, Alternative for Deutschland ha ottenuto un risultato straordinario nelle ultime elezioni regionali in Germania, sia in Sassonia che in Turingia. Il partito definito xenofobo dal mainstream italiano ha raggiunto percentuali altissime, molto superiori perfino al 30%. Sono impazzite tutte le anime belle del giornalismo occidentale che hanno cercato in tutti i modi di mostrificare questa forza politica, presentata addirittura come un pericolo per la democrazia. Allora io voglio cominciare questa intervista chiedendo a Kirchner: ma perché tanto odio nei vostri confronti? Also, das ist ja nicht ganz richtig, die Leute. Non è effettivamente giusto. Le persone non ci odiano, ecco, per questo motivo abbiamo ottenuto questo successo elettorale. Piuttosto sono i partiti che ci odiano, gli altri partiti, e il fatto che siamo presenti ora in Parlamento significa che non siamo assolutamente un pericolo per la democrazia. E posso anche, diciamo, andare ad argomentare tutto questo. Se pensiamo al successo che abbiamo avuto, abbiamo appunto i nostri colleghi dagli altri Länder, abbiamo tantissimi colleghi che effettivamente hanno delle donne, donne straniere, non sono soltanto tedeschi che fanno parte del nostro partito. Questo significa che non c'è xenofobia nel nostro partito. Quindi abbiamo delle persone con un background migratorio che sono presenti. Abbiamo tantissimi stranieri, tantissimi, anche italiani appunto che ci votano, che sono a fa nostro favore. Per noi è molto importante che ci sia sicurezza nelle nostre strade e anche una riduzione dell'immigrazione piuttosto illegale, quindi clandestina. Questo è un qualcosa che vediamo, l'abbiamo visto anche nei fatti di cronaca, per esempio con gli attacchi, con armi, coltelli e via dicendo che ci sono stati recentemente. Quindi siamo molto favorevoli al nostro paese, ma siamo anche assolutamente favorevoli agli stranieri laddove dovessero arrivare nel nostro paese in maniera legale. Sembra che il mondo sia cambiato un po' dappertutto, le vecchie categorie di destra e di sinistra non funzionano più e noi viviamo dentro una realtà dove alcuni politici europei che soffiano sul fuoco del conflitto in Ucraina, che chiedono in continuazione armi, violenza, guerra contro la Russia, vengono presentati come moderati e responsabili, mentre le forze politiche come la vostra, che chiedono più diplomazia, meno armi, meno guerra, vengono presentate come pericolose, addirittura eredi del nazismo. È un mondo al contrario. Ja, das ist schon so, wie Sie sagen. Es ist auch so. Come dite, e questi partiti che hanno una responsabilità di governo, i vari ministeri che sono presenti appunto nei vari stati federali tedeschi e anche servizi di intelligence e via dicendo, pensiamo per esempio anche alla tutela costituzionale e via dicendo, ecco, quando pensiamo a tutto questo dobbiamo pensare anche al fatto che si cerca di impedirci di diventare più forti, ecco, questo è quello che accade. I partiti che non hanno vinto, cosa fanno? Vanno ad attualizzarsi tra di loro contro il partito che ha ricevuto il successo elettorale più importante, quindi i perdenti si mettono insieme e vogliono diventare vincitori. Ecco, Ecco, le c'è un persone che piccolo ci... problema di audio, la voce viene ogni tanto un po' ovattata, non so se potete fare qualcosa per migliorare l'audio, prego. Ja, und ich sag mal, das ist eben das Problem. Questo è il problema, le persone cercano effettivamente di combatterci attraverso l'intelligence, hanno paura di perdere il loro potere, hanno paura di perdere le loro funzioni e questo porta con sé anche la paura di perdere il peso politico, effettivamente. E quindi vogliono creare un governo contro di noi per toglierci il potere. Credo che se continueremo così nei prossimi 4-5 anni, non avremo soltanto il 30% di successo elettorale, ma saremo a 40 fino a 45% nei prossimi anni, perché le persone non vorranno più stare a questo gioco.
saremo da soli appunto a regnare, a governare senza tutti questi partiti che remano contro di noi e che non vedono ciò che accade effettivamente, che non va in Germania. I partiti cosiddetti tradizionali, quelli che sostengono il governo Scholz, i Verdi, il Partito Socialista e anche i liberali, sono di fatto scomparsi, sono usciti disintegrati dal risultato del voto. Eppure Scholz ha detto di non volere prendere atto del risultato e di continuare a governare la Germania come se nulla fosse. Ecco, secondo lei è ancora legittimo il governo Scholz dopo il voto? Also diese Scholz-Regierung hat in Thüringen, wo wir drei. Questi partiti del governo a Berlino hanno il 10 o il 13% negli stati federali in cui sono stati eletti. E questo sarebbe necessario in Germania che questo governo a Berlino indietreggi, perché noi abbiamo appunto tre partiti che insieme fanno il 10-15%, quindi non hanno la possibilità di creare un governo, quindi dovrebbero effettivamente indietreggiare, dovrebbero ritirarsi, dovrebbero prendere coscienza del fatto che noi veniamo eletti dal popolo, veniamo eletti dai cittadini, non dal sistema, come fanno invece gli altri partiti. E io credo che se continuano a fare così, effettivamente nei prossimi anni avremo 40-45% dei seggi in Parlamento, nei parlamenti regionali o anche nel Bundestag, quindi nel Parlamento nazionale. Quindi questi partiti non saranno più, diciamo, in posizione di responsabilità. Pensiamo agli attacchi terroristici, pensiamo alla corruzione, pensiamo a tutto quello che riguarda il ruolo della donna e via dicendo. Questo è qualcosa di cui i tedeschi non hanno bisogno e che non lo vogliono. Per questo motivo è importante che questi partiti prendano consapevolezza del fatto che occorre a questo punto ritirarsi. C'è una sorta di convenzio ad excludendum, c'è un fuoco di sbarramento creato dagli altri partiti contro Alternative for Deutschland. Tutti escludono alleanze con voi dicendo che rappresentate un pericolo per la Costituzione tedesca. Sguinzagliano anche i servizi segreti per cercare di mettervi pressione. Prassi, questa sì, palesemente antidemocratica. Il potere non dovrebbe utilizzare le istituzioni per combattere il nemico politico. Insomma, queste cose si fanno effettivamente nelle dittature. Però c'è un altro partito che cresce sulla base di analisi simili alle vostre, che è il partito di Sarah Wagenknecht, che ha ottenuto risultati discreti in doppia cifra in Turingia e in Sassonia. Ecco, voi escludete un rapporto di collaborazione con il partito della Wagenknecht, che sulla questione della Russia, sulla critical walk, al gender, all'Europa, a questa globalizzazione fallita, di fatto dice cose non troppo distanti da quelle che sostenete voi. Also in Deutschland ist es so, und seit gestern wissen wir es auch, weil. In Germania, da ieri, sappiamo che effettivamente, proprio per iscritto, abbiamo capito appunto che il partito di Sarah Wagenknecht in Brandeburgo, nel 21-22 settembre, il partito vuole farsi osservare appunto dal punto di vista della costituzionale. Quindi va a escludere ogni tipo di collaborazione e cooperazione con altri partiti. Per noi cioè, non è così, per noi tutti coloro che vogliono raggiungere qualcosa di positivo per il nostro paese possono stipulare delle alleanze, delle coalizioni, quindi noi siamo aperti a questa collaborazione. Ma il partito di Sarah Wagenknecht invece esclude ogni tipo di collaborazione con noi. E io credo che il partito di Sarah Wagenknecht Nei Brandeburgo, in Turingia, abbiamo 30, 40, 50 persone che sono rappresentate effettivamente. E diciamo, questo riguarda anche tutte quante le strutture dei nostri stati federali. Pensiamo, per esempio, alla Sassonia, alla Bassa Sassonia, lì abbiamo 40 membri del partito di Sarah Wagenknecht. Quindi vogliono fare una campagna elettorale escludendo qualsiasi tipo di collaborazione con altri partiti, cosa che invece noi non vogliamo fare e pensiamo che questo non possa funzionare, perché questo è un qualcosa che andrà a togliere, in qualche modo, a sfatare il mito, secondo cui la collaborazione è qualcosa di fondamentale. E la Germania, in Germania nessuno vuole un tipo di approccio di questo tipo.
Un tribunale tedesco ha individuato alcuni dei responsabili dell'attacco al Nord Stream, un attacco terroristico nel cuore della Germania che non è stato compiuto dai russi, come dicevano i falsi del giornalismo occidentale, ma è stato opera dell'Ucraina, probabilmente su mandato della NATO e degli Stati Uniti, d'America. Ecco, come fa il governo Scholz a continuare a giustificare l'aiuto militare ad una nazione che consuma attentati nel vostro, territorio? Ecco, mi sembra normale accettare tutto questo. Also, ich glaube, dass unsere Regierung Il nostro governo non vuole avere a che fare e coloro che effettivamente negano quello che è successo, perché vediamo che c'è una mancanza di sforzi da parte del nostro governo federale a Berlino, quindi non c'è una volontà di chiarezza, non c'è una volontà di fugare quelli che sono i dubbi. Quindi ci sono delle persone appunto che continuano a negare. Un mio caro amico era presente effettivamente quando è stata sollevata questa questione e ha visto come è stata gestita questa questione da parte del governo federale. E quindi noi sappiamo esattamente quello che ha detto anche il presidente americano su Olaf Scholz, per esempio, e vediamo che effettivamente c'è una maggiore consapevolezza in merito a questo attacco terroristico, perlomeno da parte nostra. Io credo che questo sia qualcosa di effettivamente gravissimo con questi pipelines, questi oleodotti, e credo che gli americani abbiano appunto un ruolo da questo punto di vista, ma spetta al nostro governo fare chiarezza su questo, cosa che al momento non si vede. In parte, per metà, questi appartengono anche a noi, ed è importante che la Germania se lo faccia in maniera trasparente. Anche in riferimento alle questioni fondamentali per noi, come quella dell'approvvigionamento di energia in Germania. Quindi le aziende non devono più dover lasciare la Germania per andare al contrario, messa in condizione di avere dei vantaggi a livello economico. Per questo motivo credo che sia molto importante che ci sono 10 milioni di persone che negli ultimi paio d'anni sono andate e hanno lasciato il nostro paese. Abbiamo una mancanza di manodopera qualificata, per esempio, di operai organizzati. Vediamo che questo esodo, questa fuga delle persone, deve farci, e siamo convinti del fatto che in questo senso tutelare il nostro paese. E diamo opporre a tutti coloro che ci arrivano contro di noi. Quindi non vogliamo che siano come state protette di noi. Non vogliamo che le lasciano il nostro paese. Vogliamo che queste elezioni siano la ripartenza per tutti noi. Inoltre, anche chiarire che c'è esattamente questa vicenda delle pipelines, questo l'abbiamo fatto anche già nella critica nei confronti della coronavirus. Quindi nei parlamenti e nel parlamento regionale cercheremo di fare tutto ciò che è in nostro potere per poter migliorare la situazione attuale. Gli americani vogliono installare sul suolo della Germania dei missili a medio e lungo raggio per minacciare la Russia, esponendovi a delle ritorsioni potenzialmente devastanti. Ecco, questo senso, come dire, di sudditanza che unisce l'Italia e la Germania in questo dramma nei confronti degli Stati Uniti d'America può arrivare fino al punto da contemplare la distruzione totale delle nostre nazioni per servire popoli stranieri che facendo finta di fare gli interessi di tutti, in realtà fanno solo gli interessi loro? Also, unsere Partei hat in ihrem Parteiprogramm. Nel suo programma elettorale ha chiarito che questi missili americani non devono essere presenti nel nostro territorio. Non vogliamo soldati, non vogliamo milizie e forze armate nel nostro territorio. Io sono per una cosa, ovvero dobbiamo fare come fa la Svizzera, per esempio. Dobbiamo diventare un paese che esce, per esempio, dalla NATO
uno ha il coraggio e dobbiamo anche andare ad armare le nostre forze armate in modo tale che possiamo avere uno status indipendente, magari avere una posizione di intermediario all'interno del contesto europeo per giocare un ruolo nelle guerre, come la guerra per esempio in Ucraina, quindi la guerra tra Russia e Ucraina. Credo che già dalla seconda guerra mondiale abbiamo il diritto di rivendicare tutto questo. Quindi l'idea di essere membro della NATO non porta a granché da questo punto di vista ed è importante che nel nostro territorio, per esempio, portiamo avanti questo tipo di lavoro. E lo vediamo anche in Romania, per esempio, con quello che abbiamo fatto, con quello che viene fatto da parte degli altri, da parte degli americani. Quindi questi stazionamenti sono qualcosa contro cui ci schieriamo. Pensiamo a quello che è successo nelle guerre mondiali, per esempio, in America. Quindi credo che la Germania debba capire questa cosa. Questa dipendenza dalla NATO, dall'America e via dicendo è un qualcosa da evitare. Dal 2014 vediamo effettivamente che la politica che viene portata avanti dagli americani e dalla NATO è assolutamente nociva per lui. Ora l'abbiamo visto acuirsi in tutto quanto anche nella guerra in Ucraina. Io sono per una sorta di zona cuscinetto, per così dire, anche in merito alla questione della Russia e via dicendo. Quindi è fondamentale che anche gli altri partiti assumano una posizione diversa rispetto a quella. Per esempio, sono a favore della fornitura di armi in Ucraina, sono a favore di una guerra che secondo loro deve essere portata avanti, mentre noi siamo esattamente della posizione contraria. Quindi non vogliamo che muoiano le persone. Quando parliamo di persone parliamo anche dei russi, dei giovani russi, dei giovani soldati. Quindi abbiamo un impegno a favore della pace, abbiamo un impegno a favore di tutto ciò che possiamo fare per evitare che le persone muoiano in questo conflitto. Ecco, tutte le persone che non sono vittime della propaganda, ovunque vivano, in Germania, in Italia, in Spagna, in Francia, si rendono conto del fatto che l'Unione Europea oggi è guidata da persone molto pericolose, da fanatici guerrafondai, da personaggi, insomma, senza scrupoli che rispondono alle grandi banche d'affari internazionali, alle grandi multinazionali del farmaco e adesso anche delle armi, perché Mario Draghi ha appena presentato, è un personaggio immagino conoscerà, pessimo e pericolosissimo, ha presentato in Europa un progetto che prevede l'utilizzo della leva finanziaria per acquistare armi in maniera indiscriminata sul modello che è stato utilizzato al tempo della finta pandemia e utilizzato da Ursula von der Leyen per acquistare un numero spropositato di vaccini, trattava con burla attraverso messaggini privati che non sono stati mai comunicati. Non sarebbe il caso, di fronte alla pericolosità di queste persone, Draghi, von der Leyen, Borrell, che sono davvero in grado di portare l'Europa dentro un conflitto mondiale, di unire tutto il mondo che ha capito, tutta la resistenza, tutti quelli che dicono cose diverse, senza badare più alle etichette di destra e sinistra, perché oggi il pericolo, il problema mortale è un altro? Cioè, come hanno fatto avrebbero dovuto fare in Francia Le Pen e Mélenchon, magari unirsi contro il vero pericolo che è Macron? Non sarebbe il caso che AfD e Sarah Wagenknecht in Germania si uniscano contro il vero pericolo, che non è né il fascismo né il comunismo, ma è Scholz, è il guerrafondaio serbo della NATO? Non è il caso di fare un passo in avanti? Das ist richtig. Questo è giusto e non dipende soltanto dalla Germania e dalla AfD, dipende anche dai francesi, dipende dalla posizione appunto nei confronti di Meloni, dipende da questa chiusura nei confronti della collaborazione. E pensiamo appunto a tutto quello che avviene a livello dell'Unione Europea. E questo è un qualcosa di fondamentale per la nostra tutela. Noi per questo non escludiamo nessun tipo di collaborazione e non vogliamo nemmeno contribuire ad un meccanismo dove dobbiamo andare a versare il 10%, per esempio, del budget per adottare un modello che non ci rappresenta. Siamo per un modello basato sulla collaborazione in Europa, a livello dell'Unione Europea.
Quindi un aiuto economico reciproco, per esempio, anche nei tempi della guerra fredda lo abbiamo visto. Io credo che la comunità economica europea fosse un qualcosa di fondamentale all'epoca, ecco, è un qualcosa che dovremmo riprodurre, ma l'Unione Europea deve essere più piccola da questo punto di vista, non ci deve essere questa centralizzazione, per così dire, e anche nelle legislazioni nazionali non ci deve essere un intervento così invasivo da parte dell'Unione Europea. I paesi devono essere molto più liberi nel legiferare in merito all'immigrazione, migrazione, quindi avere un approccio intelligente, semplicemente. Questo è più che sufficiente. Quindi parliamo di persone che devono tornare nei nostri paesi e non soltanto di persone che devono essere spedite a destra e a manca. Quindi noi ci ritroviamo, per esempio, a pagare 50 miliardi di sanzioni all'Unione Europea semplicemente perché non abbiamo, per esempio, assecondato quelli che sono gli interessi dell'Unione Europea. Pensiamo ai turisti, per piacere, e via dicendo. Quindi questo tentativo di imporsi sulla Germania e sui paesi da parte dell'Unione Europea, questo credo che riguarda anche l'Italia, riguarda anche la Francia, ma credo che da questo punto di vista ci sia una disponibilità, una mancata disponibilità alla cooperazione da parte degli italiani e dei francesi. Noi siamo favorevoli alla collaborazione contro questo mainstream della sinistra. E lo dico in maniera molto molto chiara, sono stato 3 settimane in Italia. Se pensiamo per esempio all'Italia, pensiamo alla Romania, che sono i più belli paesi d'Europa dal mio punto di vista, pensiamo che questo sia fondamentale da capire per capire quanto ogni paese debba mantenere la propria peculiarità. Questo a prescindere da tutto e dalla politica. Quindi non vogliamo adeguarci e diventare uno Stato centralizzato dove tutto è uguale. Questo credo che non sia assolutamente giusto. Io vorrei un'Europa degli Stati nazionali che sono su una situazione di uguaglianze che possono guardarsi all'altezza degli occhi, per così dire. Ecco, in Europa avete deciso di non entrare nel gruppo dei patrioti per costruire un gruppo vostro. E quali sono le cause profonde di questa rottura politica? Man sagt uns ja. Dunque, si dice che alcune affermazioni dei nostri capigruppo, Maximilian Kahn, per esempio, per citarne uno, hanno fatto sì che non ci riconoscessimo più in questo gruppo politico. E questo giustifica la rottura politica che c'è stata. Cioè, abbiamo degli amici con cui possiamo anche maggiormente collaborare e intervenire per creare un gruppo, qualcosa che abbiamo già fatto, ma siamo pronti anche a collaborare con altri paesi europei. Per esempio il centrodestra a livello europeo o anche il centrosinistra, perché no? Siamo assolutamente d'accordo e favorevoli alla cooperazione. Vediamo con la FPÖ in Austria che cosa succederà nei prossimi anni. Quello è un nostro partner, un partner pressoché identico rispetto a noi. Vogliamo quindi creare questo tipo di coalizioni con qualcuno che la pensa allo stesso modo. E crediamo che prima o poi si arriverà ad un punto in cui ci sarà una maggiore disponibilità alla cooperazione. La politica deve diventare uno strumento per una maggiore coesione, una maggiore collaborazione. Quindi, pensiamo che, per esempio, va bene battere i pugni sul tavolo, a volte sbattere i pugni sul tavolo, ma bisogna anche capire chi è veramente disposto a cooperare. La Germania sta vivendo in questo momento una fase di crisi economica, la Volkswagen è in crisi ed è una novità questa alla quale non eravamo abituati. Questa crisi è il risultato delle politiche sbagliate del governo Scholz? Das ist genau das Ergebnis der falschen Scholz-Regierung. Assolutamente sì, esatto, è il risultato è il frutto delle scelte sbagliate. La Russia ha sempre fornito del gas economico anche durante il periodo della BRD e della DDR, quindi delle due Germanie, all'epoca della guerra fredda. Non c'erano due mondi effettivamente che erano solo opposti, o meglio, lo erano, ma c'era anche una disponibilità a conciliarsi in qualche modo. Questo tipo di Stato deve essere ripristinato dal mio punto di vista. Quindi contro tutto ciò che dicono i media, contro tutte le menzogne che vengono diffuse,
quando si parla, per esempio, della colpa della Russia in merito al prezzo del gas. Dobbiamo capire che effettivamente a tempo questo era possibile e abbiamo per questo questa disponibilità a riprendere in mano la situazione. Quindi i russi sono in grado di farlo. Fino al 2030 continueremo a pagare del gas che non utilizziamo effettivamente. E ora il gas viene riportato indietro tramite l'India e via dicendo, e noi quindi andiamo a pagare due volte. Paghiamo una volta, diciamo, i contratti che abbiamo già stipulato, e poi tutto ciò che deriva dalla intermediazione di altri paesi, tra cui l'India, per esempio. Quindi Russia e India e via dicendo. Quindi questa è la causa del prezzo così elevato del gas. Quindi vediamo effettivamente che ci sono delle manovre molto sporche dietro a tutto questo, di cui noi siamo consapevoli, ma di cui effettivamente non si parla. Questi soldi sono soldi che potremmo andare a investire altrove, quindi non rendiamo la Russia il capro espiatorio. Questo. Quindi si tratta soltanto di un'ideologia e non si tratta del fatto che effettivamente la nostra economia non vada bene per colpa della Russia. È qualcosa che i nostri cittadini sanno, che a volte invece i media tendono a travisare o a non trasferire in maniera trasparente. A novembre si voterà negli Stati Uniti d'America, sono delle elezioni molto tese, molto importanti. Dal risultato del voto americano cambierà qualcosa anche per l'Europa? Lei ritiene che la vittoria di Trump oppure quella di Harris comporterà dei cambiamenti sostanziali anche nella gestione della politica europea? Also, dunque, ich bin ja der Meinung. io sono dell'opinione, e spero anche, diciamo, incrocio le dita, che se Trump vincerà le elezioni, e credo che se Trump vincerà le elezioni le cose andranno meglio. Effettivamente la guerra, si porrà fine alla guerra grazie al governo Trump, e sarei molto felice se Trump vincesse queste elezioni, anche se so che Trump ovviamente ha in primo piano gli interessi del proprio paese, ovviamente, cosa che è normale, cosa che fa l'Italia, cosa che fa anche la Germania. Ogni paese tutela i propri interessi in primis. Questo è assolutamente normale e non ho nulla da obiettare su questo. Spero però che Trump vinca le elezioni per poter porre fine a questa guerra, per i rapporti che ha con Putin, per i rapporti che ha anche con la Germania. Per me sicuramente è un qualcosa di migliore rispetto a un'amministrazione Biden, un'amministrazione Harris. Per me non c'è grande differenza in termini di politica estera tra l'amministrazione Biden e Harris, soprattutto fanno parte della stessa fazione politica. Ma per me è importante appunto che Trump vinca le elezioni per poter ricostruire un clima di conciliazione e per poter anche permetterci di ampliare le nostre infrastrutture senza andare a investire in cose che non ci portano nulla. E questo è un qualcosa che effettivamente il nostro governo Scholz non sta capendo, non sta facendo. Pensiamo ai nostri cittadini, alla nostra rete viaria, le nostre scuole, i nostri servizi. Ecco, in questo senso credo che se Trump vincesse le elezioni potremmo sicuramente pensare maggiormente al nostro paese. Vostra posizione, la posizione di Alternative for Deutschland sulla questione russa-ucraina è chiara ed è molto condivisibile. Forse è più difficile capire la posizione del vostro partito con riferimento alla questione israelo-palestinese, dove obiettivamente Netanyahu sta consumando violenze inenarrabili. Però Alternative for Deutschland è schierata dalla parte di Israele, è corretto? Also, ich glaube, da unsere. Sia per la soluzione dei due stati, ecco, diciamo che l'opinione non è molto chiara nel nostro partito. Siamo dalla parte di Israele, è vero, ma devo dire che anche questa guerra, esattamente come la guerra russo-ucraina, non riguardi proprio da vicino la Germania, non venga capita bene effettivamente dalla Germania, e ci sia molta confusione in merito al supporto nei confronti di Israele, così come c'è tanta confusione in merito all'Ucraina. Io credo che questo conflitto possa essere risolto solo e soltanto dall'America e dalla Russia, per gettare le basi di tutto questo. I palestinesi e anche gli israeliani. Ecco, da entrambe le parti sono stati fatti dei grandi errori, per questo credo che sia necessario portare avanti dei negoziati. Questa è la cosa fondamentale. Sì, prego, prego. Nein, also wir. In den fünf ostdeutschen Bundesländern
Nei cinque stati federali, appunto in est, all'est della Germania, abbiamo una posizione chiara sulla guerra. Diciamo che effettivamente sono stati fatti degli errori sia da parte di Israele che da parte della Palestina. E ora diciamo che il tentativo è quello di andare a stemperare questa situazione, cercando di stemperare i toni, e vogliamo una risoluzione diplomatica della guerra. Questo è il nostro obiettivo. Possibile immaginare una rottura controllata, guidata della moneta unica? Ecco, prima erano i paesi della cintura mediterranea che chiedevano la fine dell'euro. Ricordiamo, insomma, la Grecia, quante sofferenze ha patito a causa di un'unione monetaria illogica. Adesso invece potrebbe essere perfino la Germania a staccare la spina. Non sarebbe importante provare a rompere questa moneta unica prima possibile? AfD lavorerà in questa direzione. Also wir waren ja immer schon dafür unsere... Dunque, siamo stati sempre a favore della ricreazione del marco tedesco, effettivamente. Questa è sempre stata la nostra idea. Siamo però anche per la democrazia diretta, quando pensiamo a delle questioni come l'immigrazione di massa. E questo ovviamente ha delle ripercussioni sulla sicurezza. Noi vogliamo coinvolgere il popolo attraverso il suffragio, attraverso il referendum. Ma in ogni caso sì, siamo a favore del ripristino del marco tedesco, e questo è una cosa che abbiamo sempre ribadito. L'euro ha creato una serie di problematiche che riguardano appunto l'Europa in senso lato, che hanno generato le crisi che tutto conosciamo. Io sarei favorevole a un ritorno, per così dire, al passato, e vediamo da un certo punto di vista che l'introduzione dell'euro e le evoluzioni rispetto al dollaro hanno fatto chiarezza su quanto poco l'euro ci tuteli effettivamente. Quindi non è un'opportunità per tutti noi. Per questo motivo credo che un D-Mark, quindi un marco tedesco, possa essere una soluzione, perlomeno per la Germania. Le faccio un'ultima domanda. Lei è un capogruppo in una regione importante, nella Sassonia. Che governo verrà fuori da queste elezioni? Es wird sich eine Regierung der Wahlverlierer. Dunque, avremo un governo dei perdenti delle elezioni, con 3-4 partiti che saranno rappresentati, e con una alternativa a Deutschland che, perlomeno in Turingia e in Sassonia, avrà un ruolo preponderante. Quindi dovrà fare i conti con la CDU e con altri partiti, più di piccoli partiti a cui diciamo che ci hanno portato via 2-3% dell'elettorato. In Sassonia, in Turingia e via dicendo, invece saremo molto più presenti da questo punto di vista. Quindi è un qualcosa che è chiaro ormai, ma dovremo fare i conti anche con piccoli partiti. 33,6%, ve lo ricordo, il più grande successo elettorale in Sassonia, anche a momento elezioni, ma in questo momento in entrambi i lender siamo tenuti ad un accordo, diciamo, di governo che ci costringerà a fare i conti con altri partiti. Quindi abbiamo appunto dei perdenti delle elezioni che cercheranno di metterci bastoni tra le ruote in qualche modo, e pensiamo che le prossime elezioni per questi piccoli partiti potranno essere ancora peggiori. In Sassonia nel 2026 credo che porteremo avanti, avremo il vento politico in poppa, così dire. Io penso a un 35, anche un 40% di successo elettorale. È un qualcosa che riusciamo a fare da solo. Siamo delle persone che hanno un buon senso, sono persone che hanno un raziocinio, e non siamo qualcuno che assomiglia ai vecchi partiti che cercano ora di metterci bastoni. Io ringrazio molto Oliver Kirchner per essere stato con noi. Guardiamo con grande attenzione e con favore alla crescita di forze diverse in Germania. Il cuore dell'Europa deve cambiare, per cambiare poi l'Europa intera. A questo proposito proveremo in Italia a mettere in piedi delle operazioni simili. Si voterà in regioni importanti, in Liguria, in Umbria, in Emilia Romagna. Mi auguro che anche qui in Italia l'esempio della Germania faccia scuola, per poter ottenere in favore delle forze sovraniste contro l'establishment risultati importanti. A questo proposito vorrei invitarla, se volesse partecipare ad uno dei nostri congressi. Noi saremo a Perugia il 28 di settembre, nel caso in cui volesse essere nostro ospite saremmo felicissimi di
ospitarla anche in collegamento se non potesse venire fisicamente. Grazie ancora. Ich sage auch vielen Dank, behalten Sie sich dieses Format. Grazie per questo formato. Sto piacevo venire in Italia. Posso portare appunto in punto. Vi dico arrivederci, grazie mille e penserò al vostro invito. Grazie. Grazie ancora, cari amici di Visione TV. Finisce qui questa nostra importante intervista. Come vedete, abbiamo sentito una voce autorevole, persona più autorevole del partito di Alternative for Deutschland in Sassonia, dove il popolo si è espresso contro le politiche del governo Scholz. Cerchiamo sempre di farvi sentire la viva voce dei protagonisti, anche per aggirare la manipolazione del sistema mediatico, che il più delle volte mistifica, trasforma la realtà, mente in maniera pressoché continuativa. Cercate di farvi un'idea direttamente ascoltando le persone, senza dare retta ad un potere oramai fallito e marcio, che è diventato isterico proprio perché la propaganda non regge più né in Germania e speriamo presto neppure in Italia. Grazie ancora a tutti voi. Per fare tutto questo abbiamo bisogno del vostro sostegno. Potete aiutarci i numeri che la regia manda ora in sovraimpressione, oppure potete acquistare i nostri volumi sul sito visioneeditore.it. Globalisti assassini e sotto il complottismo niente sono le nostre ultime proposte editoriali. Come anticipavo prima nell'intervista, sarò candidato alla presidenza della regione Liguria. Se qualcuno di voi volesse darci una mano, chiamo il numero di Silvia Stefani che ho mandato in sovra impressione. Vi aspetto poi tutti il 28 di settembre a Perugia, dove faremo il punto insieme anche a Marco Rizzo. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata. Okay.